sappiamo che andiamo a incontrare una squadra molto forte. Questo è sicuramente un dato di fatto, e che dovremo fare una gara perfetta se vogliamo venire fuori di lì con un risultato positivo. Sì, a livello d'organico sì, forse l'Alessandria ha lo stesso tipologia di giocatori che non è riuscita al momento a esprimere la grande potenzialità. Il Livorno però è stato probabilmente al momento, o comunque dall'inizio, è stato più squadra da subito, quindi ha tenuto il campo sempre con una certa personalità che gli ha dato consapevolezza. La Pisa la sta raggiungendo a grandi passi, e quindi hanno noi come ostacolo domani, vedremo se riusciamo a farli inciampare. Prima deve essere perfetto in tutte le componenti, dall'aggressività allo sviluppo del gioco, l'attenzione sulle palle inattive contro, alle idee sulle situazioni di gioco e sulle palle inattive a favore. È chiaro che non possiamo avere neanche un minimo di distrazione, sappiamo perfettamente cosa significa, l'abbiamo visto con il Siena, quando incontri squadre di questo tipo, se sbagli anche una singola cosa sei sotto, e quindi poi diventa sempre tutto più complicato. Abbiamo chiesto anche prima in conferenza stampa qual è stato l'impatto con la nuova proprietà. Ma è stato sicuramente un impatto buono, io mi sono relazionato molto con Zavaglia e Di Iorio, che hanno idee chiare, hanno l'idea di programmazione, hanno l'idea di investire sui giovani, quindi creando dei giovani di qualità e di proprietà, e quindi mi trovano sicuramente d'accordo, perché comunque è una cosa su cui ho sempre lavorato, e quindi sono anche abituato, e anche hanno l'idea di farlo con i passi giusti. È chiaro che noi quest'anno, per tanti motivi che conosciamo, insomma, abbiamo anche un'altra penalizzazione in arrivo, che noi diamo per scontati, insomma, ma 3-4 punti tolti su un campionato non è che si vanno a prendere dietro l'angolo, mettiamocele nel conto queste cose. Quindi dobbiamo sempre cercare di ragionare con che è un'annata diversa, un'annata che è partita con grande difficoltà, con un mercato difficile perché bloccato, con punti che sapevamo che dovevano arrivare, un inizio difficile, mettiamoci tutto. Quindi è ovvio che quest'anno non puoi pensare di fare chissà quel tipo di situazione, però proviamo a migliorare piano piano, come abbiamo detto, assistiamoci in maniera importante nella zona bianca, lontana dalla zona di pericolo, e poi vediamo se nelle ultime partite riusciamo ad agganciare quel posto che tutti sogniamo. Poi è vero, come diceva un tuo collega, è poi una grande lotteria, è vero che è una grande lotteria, però tanto se ci partecipi una minima possibilità ce l'hai di arrivare o di fare la sorpresa. Resterebbe comunque una stagione straordinaria, diamogli un taglio in quel senso positivo, e poi vedremo poi la programmazione della società, quello che sarà nel